Oggi abbiamo fatto in modo che cadesse questa giornata del 14 di venerdì proprio in quella data che l'Italia ha dedicato alla cultura marinara. Oggi è il giorno della cultura marinara in Italia e mi pare giusto che sia un'occasione anche per riflettere sul ruolo, sull'importanza e anche sulla storia del nostro piatto principe. Il prodotto è un piatto identitario che rappresenta più di ogni altro forse la storia della marineria. Nasce, come si sa, a bordo delle Baranze, con l'utilizzo di pesce che non è un pesce di primo piano, almeno quello che si faceva sulle Baranze. Non è un prodotto ricco, ma è un prodotto povero quello delle Baranze, dove si utilizzava il pesce che non era commerciabile perché rovinato dalla rete al momento della tratta, e quindi è chiaro che lo si mangiava tutti insieme per consumarlo. Io voglio ricordare, esami a tesi che forse non lo ricordano, non lo sanno, che tutto avveniva con l'ufocò, che era il fuoco che stava all'interno della stiva della Baranza. Dal boccaporto superiore della coperta scendeva una catena che teneva la stagnata dentro la quale veniva cotto il prodotto. La catena della stagnata si chiamava Magna Guadagna e non è un caso, insomma, no? Perché chiaramente quel pesce mangiato Ricordiamolo. non era vendibile. Quindi da lì nasce il piatto, che è un piatto molto essenziale all'interno della paranza, che poi viene elaborato nelle case e poi ancora nei ristoranti. Il brodetto che noi mangiamo oggi e che pretendiamo sia il brodetto alla salmiattese è un brodetto, diciamo, raffinato e elaborato, che nasce dalla ricetta originaria, che non era né raffinata né molto elaborata, con un goccio d'olio, con l'aceto che stava a bordo, che serviva a fare la masa, mischiandolo con l'acqua, e poi con i pomodori verdi che, come sappiamo, rimanevano verdi perché venivano messi a bordo verdi e poi non maturavano, non c'era tempo di farli maturare, e quindi con qualche peperone e pomodoro verde, il peperone generalmente veniva messo sotto aceto, quindi i peperoni non erano freschi ma erano sotto aceto, mentre i pomodori no, e quindi nasceva questo piatto semplice. Poi è diventato un piatto quasi simbolico quando si è detto che ci volevano 12 pesci o 13 se ci contiamo anche Gesù Cristo, no? Questo numero non nasce a caso, nasce dall'ultima cena, e mai a bordo ci sarebbe stata la possibilità di fare un brodetto di 12 pesci, come si sa, no? Quindi a bordo non nasce con questa caratteristica. È nelle case e poi ancora nei ristoranti che si va verso l'allargamento delle specie e per la realizzazione di un prodotto pienamente, diciamo, ricco dal punto di vista. Voglio ricordare che questo non succede solo a San Mietto, ma succede anche in altri centri della tradizione marinara marchigiana e romagnola. Per esempio a Cattolica c'è un prodotto di Boret, si dice in dialetto romagnolo, e un prodotto dei signori, no? E anche qui c'è stato un prodotto di poveretti e un prodotto dei signori. È chiaro che se vogliamo andare alle radici storiche, queste cose bisogna dirle. E non perdere tempo con il disciplinare del brodetto. Ma quale disciplinare? A San Mietto si è fatto il brodetto con la papalina, si è fatto il brodetto con le triglie, cioè ognuno faceva il brodetto col pesce che aveva. E il piatto dei signori era quello più elaborato, ma si faceva nelle case borghesi o addirittura aristocratiche, mentre nelle case dei pescatori si faceva come si poteva fare. Quindi, se vogliamo essere filologici, questa è la strada da percorrere. Il problema è che oramai il brodetto si fa più nelle case che nei ristoranti. Pochi ristoranti, meritori, hanno cominciato a fare il brodetto in maniera fissa nel loro menù. Noi invece riteniamo che bisogna arrivare a una produzione in tutti i ristoranti del piatto per poter offrire in qualunque circostanza, anche come antipasto, come fa qualcuno, se l'avventore non volesse il piatto completo. Il piatto che tra l'altro è un piatto unico, perché quando si mangia un prodotto si può fare pure a meno del resto. Ecco, e chi lo volesse assaggiare lo può assaggiare in forma ridotta e potrebbe essere un ottimo antipasto, qualcuno lo sta già facendo. Quindi ecco, bisogna lavorare per ottenere, insomma, un risultato innanzitutto di coinvolgimento dell'intera ristorazione cittadina nel rilancio del prodotto. E poi ci sono gli eventi.
Ne è previsto uno quest'estate che si chiamerà Benedetto Brodetto e che nel mese d'agosto cercherà di mettere il piatto accendendo l'attenzione dei cittadini e dei turisti. Questo è molto importante che si faccia. E poi c'è un discorso che comincia dal museo, si può fare con i giovani e con le scuole. Bisogna che questo piatto, i giovani come si sa il pesce lo mangiano poco, e meno che mai quello con le spine, e quindi bisogna educarli al consumo del brodetto, perché finite la nostra generazione si dica questo brodetto però non mangi più nessuno. Quindi è chiaro che dobbiamo fare uno sforzo notevole per arrivare a un risultato importante che ci permetta di perpetuare il brodetto anche nel futuro. E chi se non il circolo dei San Benedettesi deve fare questa cosa? Tocca a noi. Lo sta facendo, questo convegno è un primo appuntamento di discussione, di qualcuno ci ha detto ma dopo si mangia il brodetto? No, prima vogliamo discutere, poi quest'estate lo si potrà mangiare, lo si può andare a mangiare nei ristoranti che lo fanno, il circolo farà in modo anche di fare un'iniziativa per mangiarlo, ma vogliamo cominciare prima con approfondire bene il concetto storico del piatto e la sua caratteristica peculiare, che è il brodetto alla San Benedettesi, il brodetto, che è altra cosa dal brodetto di Fano, che è fatto come si sa con la conserva. Noi non facciamo più magari contaminato con lo zafferano Lo zafferano a Porto Recanati, a Fano non ce lo mettono, a Porto Recanati ci mettono lo zafferano, però ecco, loro fanno il pomodoro rosso, la conserva è tutta un'altra cosa, il brodetto a San Benedetto del Tronto è un unicum in Adriatico e questo lo dobbiamo affermare con piena consapevolezza. Grazie Presidente.